San Giovanni Damasceno, 4 di dicembre, l'ultimo dei padri orientali, lui anche dottore della Chiesa. I padri, quelli che noi chiamiamo i padri, chi sono? Sono dei vescovi di solito, qualche volta raramente dei sacerdoti, vissuti nei primi secoli della vita della Chiesa, che hanno aiutato molto nella comprensione delle sacre scritture e nella strutturazione dogmatica della fede della Chiesa. San Giovanni Damasceno è considerato il San Tommaso d'Aquino dell'Oriente, è un grande teologo, naturalmente in uno stile diverso da quello scolastico, si rifà naturalmente alla teologia di impostazione greca, anche se egli non era un greco, ma era un arabo cristiano. La sua famiglia era una famiglia ricca di Damasco, al servizio del sultano. Ecco, il sultano era musulmano, ma ciò non impediva a questa famiglia di cristiani di collaborare con questo musulmano ad alti livelli, tant'è vero che addirittura San Giovanni Damasceno era un collaboratore che potremmo definire quasi un ministro del governo del sultano. Egli, in un primo tempo tanto potente, però a un certo punto cadde in disgrazia, tant'è vero che fu accusato e addirittura gli fu amputata una mano. E la Madonna però fece un miracolo veramente grandioso in questo caso, che fu quello di fargli riattaccare la mano. La mano e il braccio che era stato troncato, no? E egli fece fare un'icona della Madonna, poi parleremo dell'amore di San Giovanni Damasceno verso le icone, verso le immagini sacre di cui è il massimo teologo e il massimo avversario dell'iconoclastia, cioè dell'odio di alcuni eretici verso le immagini. Quindi lui fece coniare un'immagine della Madonna, fece fare un'immagine della Madonna, dipingerla, in cui si vedono tre mani, perché era una mano che in argento, un braccio che in argento aveva fatto appendere lui all'icona. Quindi questa icona viene anche riprodotta in Oriente ed è come un'icona che è un ex voto di San Giovanni Damasceno. E in quel periodo la Chiesa tutta intera era scossa, come dicevo, dalla contestazione degli iconoclasti. Gli iconoclasti chi erano? Erano dei cristiani che però odiavano le immagini, un po' come gli evangelisti dei nostri giorni, come i testimoni di Geova dei nostri giorni, perché dicevano che l'Antico Testamento vieta le immagini. E allora ci voleva proprio un teologo come San Giovanni Damasceno che spiegasse il perché è lecito venerare le immagini. Perché è lecito venerare le immagini? Nonostante che ci sia un divieto delle immagini, di farsi immagini, nell'Antico Testamento però, presso gli ebrei. Ecco, San Giovanni Damasceno porta delle ragioni. La prima ragione per cui è lecito venerare le immagini perché il divieto che c'era presso gli ebrei valeva per l'Antico Testamento ma non per il Nuovo Testamento, e poi non era un divieto assoluto perché Dio stesso che l'aveva dato lo trasgredì. Per esempio, quando fece costruire l'arca dell'alleanza fece mettere dei cherubini con le ali aperte, e così sull'arca dell'alleanza, e così anche nel tempio c'erano questi cherubini alati, questi serafini alati sulla facciata del tempio. Non solo, ma nell'Antico Testamento il divieto di farsi delle immagini dato agli ebrei era finalizzato al fatto che i popoli pagani attorno agli ebrei avevano delle immagini, per cui era un timore che se gli ebrei si fossero fatti delle immagini, delle divinità o di Dio, sarebbero caduti nell'idolatria. Ma perché Dio non era rappresentabile nell'Antico Testamento,
era purissimo spirito, ma nel Nuovo Testamento però Dio si è fatto carne, si è fatto ascoltare in Gesù, si è fatto vedere in Gesù, si è fatto toccare in Gesù. E quindi Dio si è fatto carne, Dio si è fatto immagine, Dio si è fatto forma. Quindi riprodurre queste forme in cui si è fatto uomo, Dio, attraverso le quali Dio si è fatto uomo, non è illecito, perché egli stesso si è fatto vedere e toccare. Tanto più che la venerazione data all'immagine sacra non va alla materia dell'immagine stessa, ma alla persona che è rappresentata. Ecco, faccio l'esempio. Quando si incensa il Vangelo, non è che si incensa la carta, il cartone della copertina dell'Evangeliario, la copertina, il rivestimento d'argento dell'Evangeliario, oppure l'inchiostro, le pagine, ma si incensa la parola che viene annunciata, che poi è Cristo stesso la parola, Cristo è il Verbo. Per cui quando noi veneriamo un'immagine, non veneriamo il legno o lo stucco o la cartapesta, noi veneriamo la persona rappresentata, che ha avuto delle forme. E poi, ecco, nell'immagine tutto è simbolo, ogni dettaglio ha un significato, che viene come fatto proprio da chi venera l'immagine. E quindi le immagini, oltre che avere una capacità pedagogica, hanno una capacità mistagogica, cioè di introdurci nel mistero. E quindi egli poté difendere il culto delle immagini insieme a San Germano di Costantinopoli, e nel concilio di Nicea II del 787 fu proprio la sua visione teologica delle immagini che fu canonizzata. Ed è molto importante che egli non abitasse nell'impero romano, perché abitava in terra islamica, perché molti imperatori, anzi proprio dagli imperatori, dalla politica, da tante volte partiva la lotta iconoclasta, gli imperatori non gli potevano fare niente perché egli stava fuori dall'impero, stava sotto i sultani arabi e islamici. Vediamo come Dio scrive dritto anche sulle linee storte della storia. San Giovanni Damasceno, dacci una giusta devozione verso le immagini, soprattutto verso le immagini di Cristo e di Maria. San Giovanni Damasceno prega per la unità della Chiesa.